stanno per entrare in campo in questo momento Ariano e Campagna, con il Campagna in completo granata con strisce, piccole strisce bianche, calzoncini granata, calzettoni granata, mentre l'Ariano in campo in maglia azzurro blu royal, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi. Andiamo a leggere le formazioni con le due squadre che saranno arbitrate dal signor Arena di Torre del Greco, assistito dalla Rossa e Izzo di Torre del Greco. Il Campagna in campo con Pergamena, Graziano, Maiale, Rodio, Magliano, Esposito, Cassetta, Maiorano, Incoronato, Santaniello, Busillo, allenatore Balzano. In panchina ci sono Buccello, Avallone, Walter, Sozzo, Vece, Guerriero, Avallone, Giuseppe e Celasare. Per l'Ariano, in campo con il numero 1 Batman Federici, con il numero 2 Schiavo, numero 3 il Trenino Parisi, numero 4 Fuoco e Fiamme Spaccamiglio, numero 5 Fa il suo sordo in maglia bianca-azzurra Curcio, numero 6 il Moicano De Stefano, numero 7 Cuore Grinta Memory, numero 8 Lionheart Cuor di Leone Jonathan, numero 9 Top Gun Bernardo, numero 10 El Loco Francese, numero 11 il Folletto Purcaro. Per la squadra di Puzzo in panchina con il numero 12 un altro nuovo acquisto, nuovo under Pietro La, numero 13 Vitillo, 14 Meniero, 15 Rotunno, 16 Cutabile, 17 Giuseppe Spaccamiglio, 18 Enrico. Segnaliamo un piccolo record che in panchina sono praticamente tutti under. Memoli che apre bene per Purcaro, Purcaro vuole entrare in rigore, Purcaro fermato, calcio di rigore per l'Ariano, bravissimo Purcaro a guadagnarsi il fallo al minuto 7 di gioco, calcio di rigore. Parte Spaccamiglio, il tiro, fuoco e fiamme, Spaccamiglio l'1-0, l'1-0 dell'Ariano con fuoco e fiamme, Spaccamiglio ed è subito il gol che ci porta in vantaggio al minuto 8 di gioco. Difende il pallone francese, difende il pallone, la scambia con Bernardo, Bernardo è marcato, Bernardo riesce a trovare Memoli, Memoli può provare il tiro, Memoli, la parata di Pergamena al minuto 11, sul pallone, infatti forse va lui il tiro, arriva Federici con qualche difficoltà in due tempi. Attenzione che andrà a battere adesso Bernardo, palla messa in mezzo, colpo di destra di Memoli e poi ancora Memoli, poi niente da fare, ancora c'è un fallo che viene fischiato. Calcio punizione per l'Ariano, la tocca a Bernardo per Spaccamiglio, palla di poco alta per il tiro di Spaccamiglio al 36esimo. Rilancio verso Busillo, si lancia la caccia al pallone Schiavo che però viene ancora una volta superato. Busillo supera anche Spaccamiglio, entra in rigore Busillo, palla in mezzo, non arriva né Incoronato né Santaniello. Santaniello ancora lui sul pallone che è dall'altra parte, prova a mettere il pallone in mezzo, arriva Federici. Francese che prova a lanciare verso Purcaro, in vantaggio Purcaro fermato da Pergamena. Peccato, poteva provarci con un pallonetto Purcaro al minuto 41. Ad affondare sulla fascia francese, prova a metterli in mezzo, la palla scavalca tutti, poi il tocco di mano, aveva toccato il pallone con la mano Esposito, l'arbitro non se la sente di dare un altro calcio di rigore. Che riesce a conquistare bene il pallone, deve sparare a conquistare però adesso da Jonathan, quindi francese, ancora Jonathan, può mettere in mezzo Jonathan, entra in rigore Jonathan, la mette in mezzo, incredibile, ci abbiamo provato con Jonathan, calcio d'angolo, bravissimo, dite gli applausi per il nostro Lionheart Cuor di Leone Jonathan che si guadagna un fallo che apre benissimo per Busillo è solo davanti a Federici, il miracolo di Batman e poi ancora la palla che carambola su Incoronato, abbiamo rischiato ancora palla che arriva lì Incoronato, la mette in mezzo per Spaccamiglio. Campagna che però sta militando in questo campionato con qualche difficoltà, adesso francese apre per Purcaro può entrare in area di rigore, Purcaro entra in area, Purcaro può saltare, ancora Purcaro e sul pallone Purcaro può metterlo in mezzo, bravissimo Pergamena, palla ancora lì Purcaro che però perde il pallone adesso. Enrico, Parisi aveva recuperato il pallone sul Busillo, c'era forse un fallo adesso ai danni di Enrico, l'arbitro non ravvisa gli estremi del fallo, palla arriva già dall'altra parte, c'è Graziano, palla arriva in mezzo, Santaniello solo arriva prima, Federici ma ha sprecato molto Santaniello in questa circostanza. Intanto si può andare in pressione, Esposito va al rilancio lungo, Schiavo si lascia superare, la palla arriva, invece il tiro of Batman, Federici ancora lui al minuto 38 di gioco, bravissimo Enrico, palla giocata. Stiamo salendo, siamo in tre, Jonathan, si fa vedere Enrico, posizione regolare, Enrico, entra in rigore, Enrico, salta il giocatore, Enrico prova il tiro, la palla su Pergamena.
fallo! E l'arbitro ancora non finisce il fallo subito. Finita in questo momento 1-0 per l'Ariano. Decide il gol di fuoco e fiamme. Spacca Miglio all'ottavo minuto sul calcio di rigore. 1-0. Gli applausi del pubblico. L'Ariano vince e gira a 15 punti il suo girone di andata. 1-0 per l'Ariano che vince per 1-0 la partita contro il Campagna. Vittoria fondamentale per la nostra stagione, per il nostro campionato. 1-0 per l'Ariano che si chiude. Quindi non ha giocato un gran secondo tempo, ma alla fine è riuscito a difendere nonostante le assenze, nonostante alcune assenze importanti. Alla fine è riuscito comunque a portare a casa 3 punti fondamentali grazie al rigore di Spaccamiglio, un vantaggio maturato fino all'inizio del secondo tempo. Vedete anche De Stefano e Puzzo che si abbracciano, Ariano che andrà a raccogliere l'applauso del pubblico in questo momento. E finalmente sul piano, perché finalmente si torna alla vittoria in casa, che mancava dalla gara contro il Faiano. Gli applausi del pubblico, finalmente vinciamo, siamo fuori, tutti vanno ad abbracciare Puzzo, siamo fuori dalla zona playout, perché in un solo colpo superiamo Massa Lubrense, Sant'Antonio Abate, Campagna, Palmese e Real Ponte Cagnano. Certo, Sant'Antonio Abate è una partita in meno, però comunque li superiamo tutti in blocco, in attesa del turno infrasettimanale, che sarà l'ultima andata, dove però l'Ariano non giocherà perché osserverà il turno di riposo. Siamo fuori dalla zona playout, però chiaramente c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare, e domenica ci rivedremo per la sfida, un altro scontro diretto delicatissimo contro il Real Ponte Cagnano. Noi a questo punto vi salutiamo, ribadendo il risultato: Ariano batte Campagna 1-0, decide un gol all'ottavo minuto sul calcio di rigore di Spaccamiglio. Grazie per averci seguito, ci rivediamo domenica prossima.